Oggi con le ragazze e i ragazzi di Veggiano abbiamo fatto un laboratorio di narrazione. Una giornalista ci ha raccontato in che cosa consiste il suo lavoro, un videomaker ha raccontato alle ragazze e ragazzi in che cosa consiste il suo lavoro e insieme abbiamo intervistato delle signore di Veggiano che hanno raccontato quali erano i giochi di una volta, in che cosa consistevano, quali erano gli strumenti e dove giocavano. Io mi chiamo Anna Maria e il gioco preferito era saltare la corda. Mi chiamo Maria Rosa e il mio gioco preferito era nascondino. Mi chiamo Gina. Io mi chiamo Pedro Anna Maria. Mi chiamo Paola. Giocavo a fare le bambole con le pannocchie e quando si seccavano le buttavo via e andavo sul campo a rubare ancora i penaci, che si chiamavano penaci, e il pettinavo queste bambole. Noi avevamo le biglie e allora invece di arrivare a casa all'orario giusto, arrivavamo anche 2 ore dopo. Era il momento che si giocava perché come si arrivava a casa si mangiava e poi si andava nel campo a aiutare i nostri genitori, i nostri uomini, perché c'era il campo da lavorare. Questo ho poco in mente, ho giocato gran poco io, ho lavorato tanto. Avevo 12 anni, 10 anche prima. Il mio gioco preferito? È difficile saperlo. Due cosava la corda e l'altra saltava la corda. Giocavamo insieme con altri ragazzi. Quando ero piccolina mi piaceva fare i vestitini per le bambole e cucivo, facevo quei vestitini e dopo, un po' più grandicella, alla tua età così, e facevo altri giochi. Tutte queste cose che ci hanno raccontato verranno un po' realizzate all'interno sempre del progetto Sport Civico in vari luoghi del comune. Recuperare un po' questa memoria e questo modo di giocare più all'aria aperta e all'interno dell'ambiente. Insomma, ci trovavamo fuori nel cortile. Io sono nata in campagna, perciò eravamo liberi. E là attorno le case che abitavano là vicino a me, i bambini della nostra età o più grandi, un po' più piccoli, venivano tutti a casa nostra perché avevano tanto spazio e si giocava fino a sera tardi, fino anche col buio. Ciao, io mi chiamo Lucia. Conosco abbastanza i giochi di una volta perché me li raccontava la mia nonna. E giocavo un po' a cavallina, salto della corda, 1, 2, 3 stella, nascondino, quindi sì, un po' ci gioco, cioè. Ciupa scondersi è già un gioco che uno metteva le mani davanti agli occhi appoggiato al muro e tutti si andavano a nascondere e lui dopo doveva venirmi a trovare dove eravamo nascosti. Perché giocavamo nascondino, noi lo chiamavamo cucco, hai già sentito? E andavamo a giocare dappertutto. Invece d'estate era più bello fuori, sull'erba avevamo un prato grandissimo. Beh, quasi sempre d'estate, sempre all'aperto, perché avevamo un'aia grande, una corte, chiamavamo noi. Allora, adesso, tipo in primavera e in estate, i giochi di una volta li facciamo o ai centri estivi oppure più li invitiamo a casa nostra, oppure io vado a casa di qualcun altro. È cambiato tanto, perché i ragazzi adesso giocano il pallone, il pallavolo, quei giochi che noi non avevamo. Tutto perché i nostri ragazzini, io ho nipoti, giocano solo col telefono. Basta. Allora, se a Veggiano ci fosse giochi una volta, sì, io ti giocherei perché. Una cosa, un po' perché mi piace, perché mi dà fastidio che le persone siano sempre puntate solamente i miei amici, tipo di parlare semplicemente oppure di guardare il telefono. A me piacerebbe di più giocare, oppure perché giochi di una volta un po' mi incuriosiscono, vorrei provarci a giocare, soprattutto a quel gioco dell'elastico, vorrei provarci a giocare. Se a Veggiano ci fosse di fare questi giochi, ha detto, no? Di una volta, può darsi che potrebbe interessare, perché
può darsi che attiri. Cioè, secondo me sì. Tu una volta non avevi tanta possibilità di gioco e quindi tutto ciò che potevi cercavi di farlo. Adesso si ha tutto praticamente, non si sa più neanche cosa si vuole avere. Cioè, so che noi ci divertevamo tanto, tanto, ma non avevamo niente, non avevamo giochi, non avevamo telefono, non avevamo niente. Però eravamo felici.